personaggio, hai tutto tu il nome. Te lo custodisco con cura. Allora, adesso ci spostiamo nell'altro spazio rigenerato per gli ultimi due video che sono Offida e Acqua Santa Terme. Okay. Sì, per noi è una grande opportunità, abbiamo dedicato questo spazio a Space, dedicato a tutti i creativi, agli artisti, a coloro che possono vivere e far vivere l'arte e la cultura qui ad Ascoli, e quindi è uno spazio molto suggestivo e interessante perché si respira un clima di creatività, e con questo abbiamo presentato oggi in Invasioni Contemporanee dei video importanti che sono le emozioni, le sensazioni, anche l'esperienza di poter vivere posti magici che hanno subito un drammatico terremoto come Castignano, Offida, Acqua Santa, Arquata, Montegallo, la possibilità anche noi come comune capoluogo di valorizzare tutto il territorio, soprattutto la parte montana che ha subito il terremoto ma ha una grande energia che vuole esprimersi, e noi contribuiremo per quel che possiamo a collaborare con tutto il territorio. Bisogna dire Campanone se l'avete il titolo di a forte malapesta quello d'Arquata, il Campanone. Sono Enrico Pulsoni, il docente di scenografia all'Accademia di Belle Arti di Macerata, e da anni collaboriamo con Maura, Maura Romano e tutto il suo staff, con noi il comune e soprattutto con il comune di Ascoli Piceno, per una serie di progetti che prevedono una collaborazione stretta e anche delle borse di studio per i miei studenti. Quest'anno, il progetto di quest'anno si chiama Invasioni Contemporanee e prevede una parte appunto di interventi artistici, di performer, light designer che sono intervenuti nelle zone terremotate, e il nostro progetto è appunto di coadiuvare insieme al mio collega di sound design, di paesaggi sonori, di essere da aiuto appunto, di aiuto di questi artisti che stanno lavorando nelle zone terremotate, e nel particolare chiudere questo spazio dove ci troviamo, che si chiama Space per l'appunto, tautologico, è un lavoro cominciato proprio l'anno scorso col nome Space, per cui abbiamo progettato, allestito e realizzato e allestito il luogo dove ci troviamo, e quest'anno abbiamo proseguito il lavoro ideando, progettando e realizzando anche il secondo piano, affinché questo posto raggiunga la sua completezza nei suoi due piani, e in particolare il piano superiore è destinato proprio alla creatività pura e semplice, e abbiamo pensato a una serie di mobili ispirati un po' al San Gerolamo, una pedana, poi una sedia a doppia seduta di spalle, perché questo paesaggio, un meraviglioso paesaggio di tetti di Ascoli, diventino, come si dice, veicolo, materia per l'immaginazione. Per cui un luogo della creatività, un luogo di pensiero per progetti in divenire. Thank you.